Ciao a tutti, vi parlo del tambas, il gioco del tamburello, il gioco tipico delle nostre colline del Monferrato. Ora, mentre vi farò vedere delle foto che scorrono alle mie spalle, voi tornate indietro nella memoria. Immaginate i contadini di 100 e più anni fa che tornavano dal lavoro. Erano uomini abituati alla fatica, forti di tempra e dal carattere acceso, e quelle caratteristiche si dovevano vedere anche nel gioco. E si vedevano quando scendevano in piazza a giocare. Si lanciavano la palla da una parte e dall'altra, più forte che potevano. Tanto non c'era neppure una linea di fondo campo, perché chi le lanciava così distante che gli altri non potevano neppure rispondere, faceva vola ed era il colpo più bello che potesse esserci. All'inizio la palla si colpiva con un pugno o con un bracciale. Poi arrivò il tamburello e il gioco poco alla volta cambiò. Alla forza si aggiunse la precisione e la scaltrezza. La palla cominciò ad andare sempre più veloce e la gente veniva a migliaia a vedere le partite. Da qualche parte costruirono anche gli sferisteri, campi apposta per il tambà sul balun, ed anche a Casale ce n'era uno. In collina invece si continuò a giocare soprattutto nelle piazze, dove quei lunghi muri che sostengono la strada che porta su in cima al paese, facevano d'appoggio al gioco, creando insidie e colpi maligni. Ora, questa specialità si gioca ancora nelle nostre colline. Si chiama tamburello a muro. E se in primavera o in estate, girando tra le nostre colline, sentite una sorta di suono magico, tam, tam, prestate orecchio e seguite questo suono. Potreste trovarvi in una piazza con un lungo muro d'appoggio e trovare dei ragazzi che giocano, come i contadini di 100 anni fa. Grazie a tutti per la pazienza, buonasera.